Oh Gesù, mi affido tutto intero a te in questo giorno, perché possa fare di tutta la mia vita sacerdotale un'autentica vittima d'amore per consolarti. Le immagini di questo servizio ci portano a San Giovanni Rotondo, diventata una delle mete privilegiate di pellegrinaggio. Situata al centro del promontorio del Gargano in Puglia, San Giovanni Rotondo è stata per lunghi anni la città dove visse San Pio da Pietrelcina al secolo Francesco Forgione. Un luogo difficile da raggiungere, dove il pellegrinaggio, come dire, si fa più sacrificio, ma che fa riscoprire nel frattempo la storia di un santo venerato in tutto il mondo. Un modestissimo convento, quello di Santa Maria delle Grazie, gestito dai frati cappuccini, e un moderno ed efficiente ospedale chiamato Casa Sollievo della Sofferenza. Sono i luoghi dove San Pio ha compiuto la sua opera santificatrice e da lui stesso definita proprio tempio di preghiera e di scienza. Nato a Pietrelcina, piccolo borgo del Sannio, il 25 maggio del 1887, all'età di 16 anni, in una visione il giovane Francesco vide il suo futuro e decise di entrare nel noviziato cappuccino, assumendo proprio il nome di Fra Pio. La sua vita fu subito segnata da un misterioso personaggio celeste che trapassò il suo cuore con una lancia lasciandogli una ferita. Fu la trasverberazione. Da lì a poco Padre Pio si sarebbe ritrovato piegato alle mani, ai piedi, al costato, iniziando a portare nel corpo i segni visibili della passione di Cristo. Stimmate che scompariranno il 23 settembre del 1968. La notizia della stigmatizzazione si diffuse in tutta Italia e così migliaia di pellegrini salirono sul Gargano, richiamati dai suoi numerosi carismi. Dopo la sua morte, il 27 settembre del 1968, venne aperta ai fedeli la cripta che ne custodiva il corpo e da allora è iniziato un lungo pellegrinaggio ininterrotto di fedeli alla sua tomba provenienti da tutto il mondo. Ma la presenza di Padre Pio si percepisce ovunque. Oggi incontriamo a Pescara Padre Guglielmo Alimonti che tutte le mattine, con ogni tempo e sempre alla stessa ora, poco prima delle 6, attraversa il sotterraneo che collega il convento dei Cappuccini alla chiesa della Madonna dei Sette Dolori e raggiunge i suoi fedeli per celebrare la Santa Messa. 100, 200, 300 persone che da più di tanti anni anche da fuori regione arrivano per ascoltare il discepolo di Padre Pio che a lui affidò l'apostolato dei gruppi di preghiera. E proprio a lui, che ha trascorso gran parte della sua vita con Padre Pio, affidiamo una preziosa testimonianza del santo di Pietrelcina. Padre Guglielmo, quando e come avvenne il suo primo incontro con Padre Pio? Era vivente il padre e io desideravo da sempre di andare da lui per starci vicino, avere la sua benedizione, i suoi consigli. E siccome avevo deciso di partire per le missioni dell'America Latina, allora dissi, prima di partire voglio sentire cosa dice Padre Pio. E lui sa se è questa o no la volontà di Dio. E andai. Motivo per cui andai fu principalmente questo, ma comunque il mio desiderio, ripeto, era quello di conoscerlo. E quando, stata la prima volta, 2 giorni sono rimasto vicino a lui, ma non ho ricordato di fargli la domanda. E allora ci tornai una seconda volta. Si è ripetuta la stessa cosa. Stranamente, 2 giorni vicino a lui, felicissimo, ma non mi venne in mente la domanda. Tornai la terza volta e il padre, quando stavo ripartendo, mi ha detto: ma tu dove stai? E ho risposto: dove ero? E lui ha detto: beh, stai là e prega per me. Ho capito che la volontà di Dio su di me non era l'andare nelle missioni, ma restare qui in Italia.
però adesso con un motivo particolare, prega per me, che significava unire tutta la mia vita, la mia attività sacerdotale a quella di Padre Pio. E infatti ho incominciato prima a godermi la presenza e la benedizione del Padre, poi a fondare i gruppi di preghiera in tutta l'Italia e anche fuori, e quindi a continuare questo apostolato nei gruppi da lui fondati con uno scopo preciso, quello della preghiera in comunione. Diceva: dove due o più di voi sono riuniti, c'è Gesù, c'è la Madonna e spiritualmente ci sono anch'io. Ecco, lei celebra la Santa Messa al mattino presto tutti i giorni ed è proprio quello che voleva Padre Pio. Sì, me l'ha consigliato lui. Prima mi ha domandato a che ora dicevo la messa, ma io ero cappellano degli operai, quindi la messa le dicevo come potevo, qualunque ora del giorno. E lui invece mi ha detto: no, dilla presto quella messa. Dopo qualche mese io gli dissi: padre, con grande sorpresa, benché sia ora così presto, incomincia a venire la gente. E lui mi rispose: sempre più, sempre più. Tutti amano, stimano e apprezzano con il cuore Padre Guglielmo, perché dietro di lui si nasconde davvero una straordinaria manifestazione di fede, perché dovete sapere che Padre Guglielmo ha saputo suscitare in migliaia di persone quel grande atto di fede che li porta a vivere la messa con totale partecipazione, come se davvero ogni volta ridiventassero dolentissimi partecipi testimoni in diretta del sacrificio di Cristo. Che messaggio si sente di lanciare oggi a quei giovani che purtroppo sono molto distanti dalla fede? Tutti noi siamo figli e abbiamo bisogno di un padre, e questo è stato Padre Pio non solo per me e per tanti sacerdoti come me, ma per tutta la gente di ogni ceto, di ogni condizione sociale. E lì avvenivano guarigioni e conversioni senza numero. Quegli esempi della sua santità attiravano a Gesù, e direi che i miracoli che lì si verificavano diventavano una ragione di riflessione e anche di conversione. Quindi i giovani là, come gli anziani, come i piccoli, correvano. Non ho mai visto un giorno in cui intorno a Padre Pio non ci fossero anche i giovani, come tutta l'altra gente, mamme, papà, di famiglia. Dunque, la conclusione è che i giovani hanno bisogno di uno stimolo, di un esempio e di un aiuto. E io aggiungerei soprattutto dell'amore che i santi sanno dare. Attualmente il corpo di Padre Pio giace nella cripta del nuovo santuario a lui dedicato, a San Giovanni Rotondo, e anche dopo la sua morte il luogo continua a ricevere la visita di migliaia di pellegrini che ancora oggi dunque si sentono attratti dall'odore di santità da lui lasciato.